Ciao amici di In Gioco con i Bambini. Oggi, se volete, facciamo queste meringhe. Abbiamo fatto un po' di forme diverse, c'è anche un serpentello. Se volete vedere come ho fatto, seguite questa ricetta. Sono molto semplici gli ingredienti: albume e zucchero. In questa proporzione, cioè lo zucchero deve essere due volte l'albume. Io ho usato 150 g di albumi e 300 g di zucchero fine. Lo zucchero l'ho scaldato in forno a 200 gradi per 5 minuti in modo che sia caldo e si sciolga meglio dentro gli albumi. Come si fa? Si fa prima partire la planetaria o le fruste, quello che avete a casa, fino a che gli albumi non sono montati a neve ferma e dopo si aggiunge lo zucchero caldo. Volevo farvi vedere, così è montato a neve ben ferma e possiamo aggiungere lo zucchero. Qua, questo è il risultato, è una bella meringa lucida. Adesso la dobbiamo comporre per metterla in forno. Potete usare semplicemente un cucchiaio e metterla a cucchiaiate sulla placca. Ecco qua, è bella appiccicosa, quindi verrà così. Fate tante belle nuvolette di meringa. Potete fare le formine che volete. Queste palline possono diventare, per esempio, delle faccine o dei fantasmini. Le potete decorare una volta che sono uscite dal forno. Ora che avete le vostre meringhe, potete decorarle come volete. Ho messo un pochino di polvere di cacao su queste. Può essere una granella di pistacchio, una granella di nocciole, quello che volete. Qui ho creato dei piccoli mostri, sempre con delle gocce di cioccolato e un naso di mandorla. Oppure qui ho creato un piccolo riccio, sono delle scaglie di mandorla. E adesso ci metto degli occhietti di gocce di cioccolato. Sbizzarritevi con ciò che avete a casa e con la vostra fantasia. E voilà, che riccio è fatto. Oppure potete dressarle con una sac à poche. E qui sono alcune idee che abbiamo invece realizzato con una sac à poche. Abbiamo il cuore, il sole e un piccolo fantasmino con degli occhietti di gocce di cioccolato. Ecco qui, queste sono le ultime. Le abbiamo fatte con una bocchetta a stella. Abbiamo fatto un serpentello e un fiore che potete decorare una volta cotto con della frutta fresca. Adesso le meringhe vanno in forno a 100 gradi. Per il tempo dovete vedere, quelle più piccole vanno più o meno 15-20 minuti, quelle più grandi ci metteranno di più e fino a 40 minuti. State attenti, devono rimanere comunque lucide e chiare, non si devono scurire. Ecco le meringhe finite, abbiamo i mostri, le meringhe al cioccolato, abbiamo il nostro serpentello, il riccio, il fiore, il fantasmino, il sole, i cuori e poi un po' di mini meringhette. Io spero che vi piacciono, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!